wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. L'iniziativa nasce qui a Civitanova Marche nel 2021, quando ho deciso dal niente di prendere una canoa e cercare di attraversare il mare Adriatico. Ovviamente dopo 21-22 ore, circa 130 km di pagaiate, ho toccato terra croata. Da lì in poi sono diventato il testimonial della Lega Italiana Fibrosicistica e ci sono state diverse iniziative. 125 miglia è partita qui a Civitanova e torna qui a Civitanova, tanto che il 21 e il 22 giugno quest'anno tenterò di certificare il record di distanza percorsa delle 24 ore in kayak da mare. Detto in maniera semplicissima, piazzeremo due boe qui al largo di Civitanova Marche e per 24 ore farò avanti e indietro tentando di certificare il record, che sarà poi certificato dalla Federazione Italiana Canoa e Kayak. Pertanto vi aspetto, quanto più numerosi, venite qui a Civitanova, ci saranno tantissime iniziative legate allo sport che serviranno soprattutto a sensibilizzare su quello che è la mia patologia, la fibrosi cistica, e a far conoscere l'associazione, la Lega Italiana Fibrosi Cistica, quello che fa e quello che è importante è far conoscere questa malattia affinché possiamo poi sconfiggerla. Lui ha tratto con tre parole il significato di questa iniziativa, no? Ha detto amicizia e solidarietà. Io aggiungerei anche un'altra parolina, forse carità cristiana nei riguardi di chi è malato e di chi magari non può fare la pratica sportiva. Carità significa stare vicino a queste persone e qui scopriamo il cuore grande di Civitanova Marche che, sollecitato da Alessandro, si manifesta con queste iniziative e si sviluppa attraverso l'Associazione Nazionale sulla Fibrosi Cistica. È una fibrosicistica a Marche e sono anche una carissima amica di Alessandro, quindi ormai mi ha abituato a queste sfide, a queste imprese e le fa sembrare quasi facili, come se fossero la normalità. E in realtà Alessandro è un po' anche l'emblema di questa malattia, perché è una malattia appunto che è invisibile, cioè uno vede Alessandro, lo vede in forma, lo vede muscoloso, lo vede sorridente, anche abbronzato perché passa ore ad allenarsi sotto il sole in mezzo al mare. E un sogno che mi sono prefisso è di realizzare al di là della mia portata. E c'è dietro una collettività invece che sta spingendo affinché io riesca a realizzare quel sogno. E credetemi, dietro a questo evento ci sono tantissime persone, tantissimi amici che stanno facendo un lavoro gigantesco. Tanti sono qui presenti e io li ringrazio. E dentro ciò c'è tutto. Che questo messaggio qui sia lo spot più bello per la nostra città e per la nostra regione. Con questo è tutto. Grazie.